Quando lavoriamo con uno sfondo, dobbiamo sempre fare in modo che calzi perfettamente con l'inquadratura. Ma se lo spostiamo leggermente, avremo sempre a che fare con un problema di continuità della texture. Vediamo come possiamo risolvere questo problema grazie ad una delle ultime funzioni di intelligenza artificiale in Photoshop. Ed ecco la situazione di cui ti ho anticipato. Qui abbiamo uno sfondo e un interno. In questo momento lo sfondo è della grandezza sufficiente per coprire entrambe le vetrate e non c'è nessun problema. Ma supponiamo che volessimo rendere visibile l'Empire State Building che vediamo in questa foto. Che cosa succede in questo caso? Succede che se sposto la mappa verso sinistra per far apparire questo edificio, ovviamente qui si vedrà che la texture termina e ricomincia dal suo punto opposto, ovviamente. Ed è ancora più visibile questo problema se lo vediamo in un render. Eccolo qui. Ora, per risolvere questo problema, possiamo andare in Photoshop, estendere l'immagine e possiamo mixare due immagini di New York, combinare i colori e fare in modo di avere un'immagine più larga che copra l'intero spazio. Ovviamente è possibile, non è molto complesso, ma comunque richiede del tempo. Adesso ti voglio far vedere come possiamo risolvere velocemente questo problema in Photoshop grazie alla nuova funzionalità Generative Fill che sfrutta l'intelligenza artificiale per la generazione di immagini. Questa è la nostra immagine di sfondo che estendiamo verso destra. A questo punto facciamo una selezione e ci assicuriamo anche di selezionare parte dell'immagine di modo che la generazione tenga in conto parte dell'immagine per creare quindi una continuità. Clicco Generative Fill e quindi Generate ed aspettiamo che vengano generate delle proposte. Ecco qui tre possibilità. Per quanto mi riguarda, quest'ultima va abbastanza bene, i colori sono intonati, la prospettiva anche. Certo, l'immagine non è perfetta, ma per quello che ci serve funzionerà benissimo. Quindi la salvo. E la sostituisco. Imposto New York Extended e correggo la mappatura. Ed ecco qui la nostra nuova New York di cui abbiamo prodotto l'estensione sulla destra per un piccolo tratto di cui in realtà avevamo bisogno, ma l'abbiamo risolta in questo modo davvero in pochi clic ottenendo un risultato coerente. Bene, spero che questo tip ti sia stato utile. Potrai comunque trovare altre tecniche che sfruttano queste nuove tecnologie nel mio modulo dedicato all'intelligenza artificiale.